Benvenuti ragazzi, altra puntata di Stardew Valley. Ciao. Io e Hall alla fine dell'estate, perché è l'ultimo giorno d'estate. Quindi in questo episodio mi vuoi raccontare che festeggiamo anche l'autunno? Eh sì, festeggeremo anche l'autunno. Quanta roba. Alle 10 avremo anche un evento, stasera. Okay, che è allora abbastanza carino, è uno di quelli più belli in realtà. Ma dobbiamo vendere cose. Sì. Cioè, mettere via cose. Io sono pieno come un ovetto. Anch'io, in realtà. No, via questi. Ok. Ok. Qua non c'è niente da mettere, devo mettere via anch'io la roba lì. Sì, sto finendo di buttar su Iron Ore, tutte quelle robe lì. Arrivo, Tranquillo. Copper. Vai. Tanto ho preso, guarda, già che ci sono, prendo pomodori, lupoli e roba varia. Oggi dobbiamo anche annaffiare, oltretutto. Sì. Mettiamo su questo lo dobbiamo mettere qua, perfetto. Ah, giusto. Questo mi dà più 3 difese più 3 di immunità, questo dà più 4 e più 4, quindi questa si potrà togliere. Ho 2 magnet ring che venderò. Sì. Te ne serve uno? No, l'ho appena preso uno. Ok. Ah, vedi, infatti l'albero è tornato normale. Sono andato a vederlo, come avevo promesso, ragazzi, su internet. Effettivamente torna normale dopo un po'. Oh, qua l'amore delle nostre galline sta crescendo. Adesso le faccio uscire. Le stai coccolando tu? Sì, ho già fatto io. Tu... Oddio, dar da bere in realtà non serve praticamente a niente. Quello che farò invece sarà mettere giù un po' di erba aggiuntiva, così dovrebbe aumentare anche là. I geoidi dove stanno? Dove li ho tutti io. Quando, come sono gli spiriti oggi? Non lo so, però dove c'è uno slot? Fatto. Vado a mangiare, sì, i polli. Sono quelli in basso. Vado a mangiare i polli. No, non devi darli da mangiare, sono fuori. Ah, mangiano solo se... Se okay. Sono dentro. Certo, è meglio sempre preparare quattro dentro pronti, Allora li metto. Quelli mettili pure, se li abbiamo. No, non li abbiamo, ne abbiamo 3. Ecco, appunto. Allora, bisognerà andare poi a comprarli, ma è per quello che ho messo giù l'erba, perché così facciamo anche dell'erba aggiuntiva. Ah, pensavo ne avessero bisogno a prescindere. No, no, è solo quando non lo mangiano fresca fuori. Gli anelli si rivendono alla gilda? Gli anelli si rivendono alla gilda, esattamente. Perché non c'è bisogno di annaffiare nulla qua? No, sarà tutto quanto da annaffiare in realtà. Ok. Credo. No, perché domani è l'ultimo giorno, quindi forse non ce n'è bisogno, però non ne sono così sicuro. Io annaffio. Poi tu annaffia, esatto, cioè tanto... In realtà sì, probabilmente non serve a niente, perché effettivamente non viene su nulla. C'è... Hop, c'era un hop. Sì. Ok, io ho le 2 uova rimanenti e ho i geoidi, ma volevo andare a vedere come... Ah, geoidi, dove te li metto quelli che ho anch'io? In quello in basso. Mildly perturbed, quindi oggi non è il giorno giusto. Domani c'è sole. E questo ci ha dato la ricetta per fare il pane. Perfetto. Perché c'è già l'evento? No, alle 10. Alle 10. Di sera? Sì. Ok. Mi pare... O era le 10 del mattino, forse. Non lo so. Boh. Comunque, tengo i geoidi qua sotto, per ora. E direi che possiamo fare un po' di smelting, forse. Quindi prendiamo su questi. Allora, abbiamo detto che servivano 150, 350 e i soldi. Sai cosa faccio?
Dove vuoi mettere la stalla? Io la metterei qua accanto al coop, in questa sì, zona qua. Sono d'accordo. No! No, no! Cosa stai facendo? È quello che hai piantato tu. Ah, cazzo. Sono quelli che servono per fargli crescere apposta per... okay. Mamma mia, sei una capra proprio. Non hai imparato niente. Terribile, o sono io un insegnante che sono pessimo? No, beh, avevo capito, pensavo li avessi piantati solo dentro. No, 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 li ho piantati un po' in giro. Perché così pian piano faranno il campo proprio di erba. Soprattutto in autunno, mi pare di ricordare che accelerassi in autunno come cosa. Ok. Allora, io vado alla Gilda a vendere cose. Vendo anche le tue? Aspetta, sì, la risposta è sì, ma devi aspettare che sto mettendo le uova. Sì. Guarda, te lo dono, tanto ne ho solamente uno. Così... No, come? Non si può? Ah no, non si può dare, niente, lo metto giù qua nella prima. Metti giù gli stivali e l'anello. No, l'anello... cioè, lo indosso. Ah ok, no, io ne avevo già due. Anche quello. Ok, questo è fatto... Cos'altro possiamo fare? Dobbiamo fare... Puoi andare a parlare con quella degli animali? No, con quella per costruire, però... sì, in effetti farò così. Andrò a fare legna per prendere le ultime robe e poi costruiamo le cose. Allora, sì. Ho già preso tutto, vero? Legna, pietra, li ho messe. Vado a vedere se è pronta... l'ascia? Sì, pronta. Sono anch'io per far legna adesso. Perfetto, direi di farla perché la consumeremo tutta la legna praticamente. No, vado a vendere due cose. E arrivo a far legna. Mm-mm. Anzi, faccio legna anche mentre cammino, tanto ci sono sì, degli alberi qua. Infatti anch'io spero di trovare qualche albero durante il percorso o vicino alla eccolo qua, per esempio, così arrivo ai 350. Infatti mi sa che andrò a migliorare l'ascia anch'io adesso, dopo oggi. È una buona idea. Perché quello continuerà a servirci. Sì. È lo strumento che uso di più. Barn, sì, esatto. Allora, io lo farei qua accanto e poi farei attorno... l'entrata. Oppure lo potrei fare accanto alla tua casa. Però poi diventa un po' un casino. Sì. Qua sopra no. Diventa troppo tutto unito assieme. Invece lo farei tipo qui, per esempio. Potrebbe non essere una cattiva idea. Perfetto. E poi faremo l'entrata lì. Ottimo. Perfetto, l'ha fatto. Ok. Sto iniziando. E dentro cosa ci mettiamo? Mucche? Ci andranno le mucche, i maiali, le capre e le pecore. I maiali tengo le capre le tengo in casa con me. Ah, mi sembra giusto. Così, se ho voglia di fare qualcosa di strano. Che bello, eh? Eh sì. Tanto qua... 26-38... Qua ci sono comunque delle armi notevoli prima o poi da andare a prendere, eh? Ma queste sono cose da fare dopo. Insomma. Comunque li stiamo facendo fuori, i nemici. Eh sì. Qualcosa si muove, insomma. Sì, dai. Ah, anche qua, sto facendo vedere a chi ci segue, a voi che ci seguite, un altro segreto qua, della cava, che però avremo bisogno ancora di un po' del bulletin board per andare avanti. Ma adesso anche quello lo stiamo facendo abbastanza in fretta. Ma sì, alla fine quello dei crop, ci mancano ovviamente l'artisan bundle, ci mancano delle cose, ma è normale. L'animal bundle, pian piano ce la faremo. E i fall crops li faremo sicuramente al prossimo giro. E i quality crops ci mancano solamente 5 pumpkin. La prossima stagione secondo me ne chiudiamo 2 se non 3 di quei bundle lì. Del pantry. Che ci dà la greenhouse che è importantissima. Poi quello dei craft
Abbiamo bisogno di una Wild Plum, di un Hazelnut e un Blackberry. Quindi anche quello prima o poi ce la faremo. E del Crystal Fruit, Snowyarn e Crocus, che sono quelli del Winter. Quindi a quando praticamente ne finiremo almeno due di quelli grossi già solo arrivando all'inverno. Poi quello dei soldi, prima o poi ci arriveremo a farne 100.000, Sì. però serve la greenhouse per farlo, serve la serra. E quelli del bulletin board pian piano, perché sono quelli più variegati alla fine. Quelli più difficili da fare sono quelli per cui siamo bisogno di tutti gli animali, ovviamente, perché hai Sì. bisogno di più roba, non ci sono palle. Vado a dare un paio di colpi a qualche albero. Poi domani, invece, tu hai come compito. Abbiamo perso l'evento? Ah sì, ma no, aspetta, ci possiamo ancora andare. Dov'era? È alle 10 di sera, ma è alla spiaggia. Vai, Sera, ok, vai, andiamo. vai, vai. Vendo il miele. No, non vendere niente, vai e basta. Se no non posso entrare anch'io. Su, su, su. Sì, sto arrivando. Conviene prendere il carrello? Come scusa? No, Conviene prendere il vai, vai, carrellino? vai, vai. Non lo so, però vai. Ok, ci siamo. Cioè, c'è Aspetta. il vecchio che va nel... Ah, ho preso il vecchio che va nel letame. Io ci forse ci arrivo adesso. Niente, mi sa che non riusciamo ad entrare. Perché? Ah no, bisogna andare dalle 10. Oh, da adesso. Oh, infatti mi sembrava Ah. strano. Perfetto, Sto possiamo arrivando. andare. Infatti mi sembrava strano che non ci avesse dato il messaggio. Eccoci qua. C'è nessuno, no, c'è qualcuno. Parliamo. Al molo c'è anche un'altra gente. Magari c'ho la mia futura moglie. Io devo ancora decidere. Vediti quello con gli occhiali lì. È il più simpatico Harvey, il dottore, in realtà. Poi con questa barba qua ho decisamente l'aria di un hipster gay, cioè, nel senso. Potrei andare verso Maru, che è la secchiona scienziata, oppure Lea, la scultrice artista di sto cazzo. C'è Jody che ha un cuoricino verso di me, ma è sposata Jody. Sì, ma quello vuol solo dire quanto ti vedono come amico, o se gli hai fatto dei favori, eccetera. Non vuol dire niente. Qual è il senso di questo incontro? Questa Adesso lo festa? vedrai. Perché arrivano le jellyfish. Ah, la tua moglie è qua, sul ponte. Sì, l'ho già tacchinata. Tua moglie, poi, non ci hai ancora provato, non le hai fatto ancora neanche un regalo. Non sono ancora neanche in prima base. Ah no, aspetta, tu non vuoi Abigail, tu vuoi Emily. Emily. Niente, se vuoi, quando vuoi, parlo con Lewis. Vai. Parla pure. Praticamente mandano una piccola imbarcazione con una lanterna sopra per richiamare le meduse. Ah dai. E poi le uccidono tutte. La famosa mattanza Senza estiva delle meduse. esattamente di Stardew Valley, di Pelican Town. Sì, ma che noia. Oh. Fa molto però i vecchi Final Fantasy questo pezzo Sì, qua, eh. davvero. Final Fantasy 6, per esempio, ha alcuni momenti di questo tipo. Sì. Ma anche no, con grafica molto diversa, in realtà anche tutti praticamente fino al 12. Hai visto invece che Tabata si è licenziato da Square Enix? Ho visto, o l'hanno cacciato. No, pare che L'hanno se ne sia andato invitato ad lui. andare via. Spero che se ne sia andato lui, ma magari per divergenza appunto di opinione sul proseguo di Final Fantasy XV. Già il fatto di farlo proseguire, ma...
Ma io e te abbiamo avuto la stessa impressione su Final Fantasy XV alla fine, Sì. che è, poi magari ci scriverete anche voi cosa ne pensate, che è un gioco bello, perché è veramente un bel gioco sotto Sì, tanti sì, sì. aspetti. La storia in realtà, per quanto confusa in certi punti, è comunque buona e soprattutto il finale è proprio bello, Però però è stato rilasciato probabilmente con delle parti incompiute. Detto questo, io l'avrei preferito o che lo rimandassero ancora per farlo uscire più completo o che non facessero i DLC di storia successivi. idem. Cioè, questa cosa ibrida del fatto che sia uscito magari un po' no, non monco, ma sottotono in certi capitoli e che poi l'abbiano aggiustato a posteriori mi ha lasciato un po' perplesso. Sì. Ma dimentichiamoci di questo perché invece È noi è l'autunno. l'autunno e dobbiamo farci un culo così per riuscire a farlo al meglio. Il primo obiettivo sono sicuramente le zucche. Fortune teller, very displeased, quindi niente di tutto questo. Perfetto. Allora, non abbiamo più niente, ovviamente. Vabbè, la Quindi maionese. faccio così, ragazzo. Io lascio a te a sistemare qua. E cosa devo fare io? Fare i campi, rassodare i campi. Ma come li faccio? Falli come erano quelli di una volta, direi. Vedi che il corn è rimasto, i sunflower sono rimasti. Quindi vado a prendere. Le galline le hai già fatte tu? No, Le ho coccolate, non hanno da mangiare. è Cioè, hanno fuori. tre da mangiare, quelle di ieri. Intanto abbiamo la prima mela che andrà in un bundle. Io corro, beh corro, Vai. in realtà ti posso dare una mano adesso. Accorre pure. No, no, non è ancora aperto. Ops. Tutto allora. È rotto tutto. Va bene così. Beh, questi sono quelli che sono andati a male, quindi bisogna toglierli. Ricordiamoci che qua abbiamo anche un bellissimo coso automatico e ne possiamo anche costruire. Anzi, sai che c'è? Fammene costruire Eh qualcuno. sì, eh sì. Allora, dov'è che sono questi? Iron bar, golden bar, refined quartz. Refined quartz non l'abbiamo, non si possono costruire ancora. Purtroppo. Però aspetta, refined quartz, se non sbaglio, però lo possiamo fare, vero? Dimmi che si faceva con lo smelting. Sì, che si fa. Senti, ne faccio 4. Quindi prepara dei campi con il buco in mezzo. 4 campi con il buco in mezzo. Ah beh, li metti al centro di questi campi, dai. Quattro campi da nove, però. Sì, esatto. Beh, se vuoi, basta fare così. Guarda, l'hai preso tu? Beh, qua per esempio ne puoi No, tu. mettere Sei uno. tu. Qua. Beh, insomma, fallo tu. Ora è venuto davvero il momento di andare a comprare. Sì, ce li hai tu, però. Come ce l'ho io? Ce l'ho Sì, l'hai io? preso tu. Ah, scusa, pardon. Sai cosa faccio allora? Ti metto giù, così tu puoi continuare a farlo, anche il carbone e il quarzo nel frattempo, Ok. se servisse. Intanto vado a comprare E facciamo questo. quattro? Ne farei 4, sì. Che vuol dire 4 quarzi, 4 barre di ferro, 4 barre d'oro. Ah, intanto qua ho trovato un'altra cosa che va bene per un bundle, una. 2, perfetto. Il bundle dell'autunno è quasi fatto. No, mi correggo, è fatto. L'ho già preso tutti Ah, è quanti. già fatto? Il bundle, quello delle cose da raccogliere dell'autunno, è già pronto. Ne mancavano 3 e le ho trovate tutte e 3 nel primo giro. Allora, gli automatic li puoi far solo tu. Io Sì. no. Allora, continua a fare smelt. No, tu prepari i campi, poi lo smelting Prepara i se hai campi, sì. tempo. Qua vorrebbero un catfish, ma direi che se lo infilano. Ahem! Non si dice, non si dice. Sì, si dice. Allora, pumpkin ne farei tantissime.
Ne farei almeno 20. Ma facciamo 25. Vaffanculo. Corn l'abbiamo già. Eggplant, queste vengono su in 5 giorni e poi continua a darle. Magari ne facciamo una quindicina. Bok choy, questi sono quelli veloci, ne prendo una ventina. Yarn, che sono 10 e vanno anche per il bundle, ne prendo una ventina. Cranberry, sono quelli permanenti, ne prendo 10. Wheat, ne abbiamo veramente tanti, però prendo qualche sunflower. Amaranth. E abbiamo finito i soldi praticamente. E il grape. Faccio il grape. Finito i soldi, ma E prendiamo anche qualche fairy seed. Ok, direi che ho preso tutto. E sono rimasto con 300. però faccio Come on. Vado solo a mettere giù la roba del bundle perché così mi libero anche l'inventario. Mi sembra che abbia senso. Era qua o era quello sotto? Non mi ricordo mai. No, questo è per i crop, quindi era sotto. Bridge Repair. No, quel Bridge Repair in realtà sarà quando li faremo tutti. Però ce ne manca solo uno per il Bridge Repair, eh? Ci quello manca grande per solamente quello del Winter. Il resto è fatto. E abbiamo i Fall Seed, che volendo possiamo piantare a Iosa. Sto arrivando, tranquillo. Ah, metterò anche il fertilizzante, nei campi. Soprattutto per le punking, così facciamo le punking di livello superiore. Allora, qua. Allora, prima cosa da Dimmi dove vuoi fare. campi. Tu inizia ad annaffiare, che intanto io faccio il fertilizzante. Ok. Mi dici come vuoi campi, perché Allora, le pumpkin le metterei qua, così. Vado a fare i. Ah, non sono ancora pronti. O li hai messi di li nuovi? ho già messi nuovi. Perfetto. Quindi 4, 4. Tadam! Sono automatici questi? Sì, quindi dobbiamo farli una volta sola e poi sono fatti. Quindi questi sono fatti, 1, 2, 3 e ne farei uno. Scusa, ma qual è? È lo sprinkler? Sì, lo sto mettendo. Ah, no, non serve il quarzo allora. Sì, che serve il quarzo. È lo sprinkler quello di lusso. Ah, cosa fa quello di lusso? È più grosso. Ha più spazi. Quanto occupa? Tanto per sapere. Guarda, ti faccio vedere. Sì. Fa 9 praticamente. Ma anche l'altro faceva 9. Ma quello che tu puoi costruire non è quello che avevamo, ce l'avevano Ah, regalato. è vero, vero. Allora sì. Vai. Adesso capisco. Quello che posso costruire io invece non copre quello che serve. Esattamente. Ok. Esatto, sì, bravo. Stavo pensando la stessa cosa. Quindi questo in realtà così, così. E poi eventualmente li cambieremo poi. Comunque, Sì. qua io ci pianterei proprio. Allora, tutto fertilizzato, così valgono di più. E farei le zucche, così quelle vanno in automatico. Costruisco più fertilizzante. E io sono esausto. Sento Direi che qualcosa. 72 di fertilizzante. Ci puoi fare sia la barra per l'energia che quello dell'immortalità. Abbiamo un sacco di funghi e altra roba. Forse qua l'ho un po' sprecato, ma ce ne fottiamo. Allora, pumpkin, iniziamo a mettere quelle prima.
Grapes, eggplant, allora, pumpkin 25. Continuo con lo smelting? Sì, direi che è una buona idea. No, il quarzo direi che non ci serve più perché... Oro? Esatto, l'oro e ferro sono sicuramente quelli che ci servono maggiormente. E poi purtroppo bisognerà iniziare, temo, anche a... me ne rimane uno. Allora io farò così. Allora, il corn è questo qua. Allora... È annaffiato già? Sì. Bisognerà fare dei, delle linee che vadano bene per anche i grape. Ok? Quindi sì. I grape ne metterò una qua. Una linea così. Poi tolgo questa qua. Perfetto. No. Cazzo. Oh. Prendo il miele. Sì. Ho distrutto una cosa per sbaglio. Abbiamo una marea di roba ancora da mettere giù. Allora, eggplants. Takes a few days until continues to produce. No, quelle volevo mettergli yam. Esatto. Ok. Questi sono messi. L'amaranth lo metterei qua. Anche qua è da annaffiare. Ultra esausto. Devi mangiare qualcosa, no? Devo, ci provo. Poi... In realtà ho ancora energia. Però abbiamo ancora un sacco di roba da mettere giù, quindi non so onestamente. Ok. Fammi vedere cosa ho ancora da mettere giù. Una marea di roba ancora da mettere giù. Fin domani? No, no, no. Si fa fino a quando non si crolla. Ok, vado a mangiare ancora allora. Anche perché... Bok choy... No, quali avevo già messi. Allora. Questi possono andare bene così. E poi fra poco stacchiamo. Sì, ma abbiamo ancora un'oretta ancora da lavorare, direi. L'unica cosa è che ho bisogno di mettere giù i cranberry, che quelli sono fondamentali perché continuano ad andare poi avanti. Una fila qua, sicuramente. Perfetto. Allora, io le pianto, tu annaffi. Guarda che c'è anche un'altra cosa qua che non l'ho annaffiata per sbaglio. E poi farei questa. Ok, buono. Perfetto, possiamo andare. Perfetto. Allora...
chiudiamo qua. Siamo riusciti al pelo a far tutto. È stato un disastro, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo iniziato la prima notte dell'autunno. Vedremo come andrà, insomma. Benissimo. Beh, abbiamo recuperato un po' di soldi perché eravamo ovviamente sul lastrico. Buono, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. Ciao. A presto.